Taxi? Tenga. Dove, signore? Willow Point Falls, per favore. Bene. A mia moglie verrà un colpo quando le dirò che Frank Scarlatti è stato nel mio taxi. Ha letto tutti i suoi libri, sa? Come si chiama l'ultimo? Nebbia nelle tenebre. Sì. È rimasta terrorizzata. La notte non ha dormito. Le ho detto che non era il caso. È solo una storia inventata. Ho sentito che ne faranno un film. Sì, è vero. Grandioso. Un piccolo provinciale che fa fortuna. Ma dica un po', com'è la vita a Los Angeles? Diversa. Si fermi al cimitero, per favore. Conosceva. È passato molto tempo. Mica ci crederà a tutte quelle storie spaventose che scrive, eh? Willow Point Falls era esattamente come qualsiasi altra cittadina. O almeno, così credevo. Di pazienza. Ma siete tutti così nervosi oggi. Il mio caffè? E a te perché dovrei servirti il caffè? Bevi latte, che è meglio. Ehi, Rosie, mi porti una forchetta? Ad opera tua moglie, ok? Ok. Tu e la Mary si dà per malata e io lavoro per due. Sono venuta alle 5:30 stamattina, ma tanto a loro che importa. Ecco la pappa, su, mangiate, mangiate. E le uova! Arrivo, arrivo! La città è a 25 miglia a sud-ovest di Willow Point. Nelle belle giornate si possono vedere i grattacieli che si alzano verso le nuvole.
Era l'Halloween del 1962. Fu l'anno in cui la Dama Bianca entrò nella mia vita. E Willow Point non sarebbe più stata la stessa. Frankie, dove te ne vai? A scuola. Perché non mangi qualcosa? Non ho fame. Frankie! Io gli preparo da mangiare e lui non mangia. Non mangia! E io perdo tempo a preparare. Mi fa impazzire, mi fa perdere la testa. Non vuoi portare questa zucca con te? Grazie, papà. Non ti dimentichi niente? Ciao, papà. Oh, ma sei pazzo! Sei un vero pappa molla, fratellino. E finitela! Ti ha fatto male, Gino, bello di mamma, eh? Ti ha fatto male. Oh, vi sporcate e io sto sempre a pulire, eh? Bravo, bravo. Silenzio, silenzio. Buongiorno, nonno! Charlie! Non strapazzarlo, mamma. Ma sicuro! Tu vecchio gretino, sei nascosto e sta fumando. Sta fumando? Ma dove l'ha pigliato? Ora che ci dico? Il dottore gli ha detto di non fumare e quello con di non fumare. Ti sei scemolito. Li faccio vedere io, li faccio vedere. O ne pigliaste sigarette? Ma quale sigarette? Ma che dici? Che stai dicendo? Sembra la stessa canzone. Ma come vai a fare questa femmina? Non la voglio vedere più. Assunta, aiutami! Mi sto incendiando! Mi rispondo, sto bruciando tutto! Oh, bella madre! Vieni qua! Vieni qua! Signora Charlie! Mettetevi in fondo! Largo! Vista! Via! I cani non passeranno! Gesù, Giuseppe, Maria, perdonami, Frankie. Che cosa diavolo volevi fare? Uccidermi! E poi non bestemmiare! Smettila, non fare il santarellino con me, non attacca! Ti sei fatto male. Cosa credi che sia questo, ketchup? Non dirlo a papà, sennò mi ammazza di botte. Spero tanto che lo faccia, così avrò una vita normale.
Non preoccuparti. Non dirò niente a papà. Dove vai? Devo comprare della carta igienica e del sapone. È Halloween. Noi abbiamo una fama da difendere. Attenti, Frankie Scarlatti ha scritto un nuovo racconto proprio per questa festosa occasione. Frankie? Il mostro che distrusse Londra, di Frankie Scarlatti. Silenzio! C'era una volta, in una città chiamata Londra, un orribile mostro marino che terrorizzava gli abitanti. Nessuno aveva il coraggio di affrontarlo. Un giorno, quell'animale preistorico venne su dal fondo del mare, coperto di alghe, e cominciò a inghiottire i londinesi a dozzine, senza masticarli. Gli avrò ancora sullo stomaco, povero mostro! Sta zitto, donna! Il ponte di Londra si schiantò sotto le sue enormi zampe di lucertola gigante. I cittadini vennero calpestati a centinaia. Non vi dico com'era fatto nei particolari, perché non voglio farvi venire il vomito. Ma quando tutti avevano rinunciato a difendersi, erano rassegnati ed erano veramente disperati, avvenne un miracolo. Il suolo scricchiolò, cominciò ad aprirsi e il mostro, che pesava almeno 1 milione di tonnellate, precipitò nell'immensa buca, divorato dalla sola cosa più grande di lui, la terra. E gli impauriti cittadini di Londra applaudirono e fecero festa, e da quel giorno in poi non ebbero mai più niente da temere. Questo, naturalmente, sempre che il mostro non avesse un figlio. Oh. Ma è una cosa impossibile. Non credete? Grazie, la tua storia è molto originale. E ora, bambini, potete andare in guarderoba a prendere i vostri cappotti. In ordine alfabetico, dalla lettera A alla lettera E. Auguro un sereno e felice Halloween a tutti voi. Andiamo a casa. Io vado a giocare. Anch'io, io non ho un bel gioco. Anch'io, dai. Anche la palla. Per me Halloween è la festa.
questa è più bella. Ti piace il mio costume da pompiere? No, ti piace il mio costume da ballerino. Ma che fai? Quello è il berretto di Frank. Davvero? Voglio vedere quanto è coraggioso quell'antipatico. Ah, vi ricordo, bambini, di coprirvi bene lunedì. Stanno installando la caldaia nuova. E per un po' di giorni forse saremo senza riscaldamento. Vuoi venire in nero? Va bene, andiamo a giocare. Certo, andiamo. La tua storia mi è piaciuta un sacco. Grazie. Vorrei essere brava come te. Frankie. Ti sono molto grata, Frankie. Sei gentile ad aiutarmi. Per così poco. Allora, quando potrò avere i biglietti d'auguri che ho ordinato? Il signor Lauri ha detto che dato che li devono spedire dal Nebraska, arriveranno dopo il giorno del ringraziamento. Bene, se lo dice il signor Lauri che per anni ha fatto il postino, sarà vero. Già, ne ho vendute 30 scatole di quei biglietti. Non finivo mai, ma poi mio padre me ne ha comprate 10 scatole. Frankie, puoi essere fiero di te stesso. Sei un ragazzo molto intraprendente per la tua età. E questo non capita spesso, lo sai? Lo so. Thank you, Frankie. And say hello to your father for me. Ask him to call me sometime. I'm in the book. It's under Grace. Grace Ladella, page 39. Would you like me to write that down for you? No. That's okay. I'll tell him. Frankie! Siamo qui! Il pesciolino sta per abboccare. Tu buttagli l'amo, al resto penso io. È quello che arriva. Ciao ragazzi. Era una bella storia, lo sai, Frankie? Un capolavoro. Fa freddo, come fra le tette di una strega morta. Già, e scommetto che nevicherà. E hai niente per tenerti calda la testa, Frankie? Sì, mio padre mi ha comprato questo berretto da sci. Oh no. Dove l'hai messo? Devo averlo perso. Come hai fatto? Me l'ero messo in tasca e adesso non ce l'ho più. Secondo me lo hai lasciato nel guardaroba. Quanto ci vuoi scommettere? Beh, ora vado a casa. Ehi, ma perché se ne va a casa? E io che ne so. Aspetta un attimo. Frankie, non vai a prendere il tuo berretto? Lo prenderò domani. Non posso tornare alla scuola. La signorina Delia se n'è già andata. Ma il portone è ancora aperto. E se lo trova il custode, quello scimpanzé ha 6 figli. Se lo trova lui, lo dà una delle sue scimmiette. Sono ragazzi come noi, Donald. Sono ragazzi come noi, Donald. Dimenticavo che ti piace una negretta. Cioè, a me ricorda i negri con quei buffi codini che ha. Di chi parli? Oh, lo sanno tutti di chi sei innamorato pazzo. Di Mary Ellen Page. Però che forza ti dà l'amore. Vado a recuperare il mio berretto. Donald, in piedi. Dov'è andato? Andiamo, è tornato a scuola. Inseguiamolo. Thank you.
Le campane di Sant'Andrea avevano un suono dolce, confortante, e così, anche se avevo un po' di paura, non passò molto tempo che mi appisolai in compagnia delle loro antiche voci e cominciai a sognare. Sognai il funerale di mia madre. Frankie.
Marianna, sei pronta con la cena? Dai, mamma, ho fame. Sì, 5 minuti e si mangia. Fammi vedere cosa sai fare. Che fai lì, Frankie? Vieni qui dalla mamma. Vieni a vedere, ho finito. Provalo. Dai. Fatti guardare. Ti sta d'incanto, tesoro mio. Non lasciarmi. E come farei a lasciarti? Ancora chiuso a chiave nel guardaroba. All'improvviso, nel buio, sentii arrivare un forte vento gelido che mi penetrò fino alle ossa. Dove l'hai messo? Dov'è il mio regalo? Come mai lo tenevi nascosto? Sei molto gentile, non so come ringraziarti. Ah, sì, canterò la tua canzone preferita. You ever see a dream walking? Well, I did. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Tu la canti sempre, ecco perché la so anch'io. Did you ever see a dream? Chi sei?
sai di me? Sono rimasto chiuso qui dentro. Sono stati miei amici dopo la scuola. Il mio cuore batteva sempre più debolmente. Lo sentivo lontano. Stavo morendo. Chiusi gli occhi, ma stranamente vedevo. Vidi mio padre che aspettava preoccupato che tornassi da scuola. Stava telefonando per sapere dov'ero. Vidi mio fratello che frugava tra le mie cose e trovava la lettera d'amore che avevo scritto per Mary Ellen. Perché non gliel'avevo data? E sentii Donald e lui che ridevano dello scherzo che mi avevano fatto. Poi però le loro risate si mutarono in pianto davanti ad una tomba. Donald, lui. Alla cara memoria di Franklin T. Scarlatti, nato nel 1953, morto nel... E infine sentii di nuovo il vento gelido e poco dopo dal nulla apparve la bambina. Come ti chiami? Frankie. E tu? Melissa. Dove stai andando? Non so dove vado. E non sai neanche dove ti piacerebbe andare. A casa mia. Vorrei tornare a casa. La mia mamma si è persa e non riesco a trovarla. Mi vuoi aiutare a cercarla? Adesso c'è papà qui, non avere paura. Ray, mi senti? Passo. Ray. Ti sento. Che succede? Ehi, ma che fate? Tutto soli? Che fa seguito dentro, Williams? Niente, sceriffo. Perché non sei a casa? Mi sono addormentato. Che cosa hai bevuto? Caffè. Tua moglie sa dove sei? Vorrei chiamarla. Portatelo nel mio ufficio, lo interrogerò più tardi. Non ho fatto niente, sceriffo. Non protestare, faremo una chiacchierata più tardi, ok? Ehi,
via, andate a casa, gente, è tardi. A casa. Fammi la grazia, non farlo morire. Fammi la grazia, signore. Grazie, signore. How do you feel, mamma? Feel better now? Sure, you're right. Just like my new wristwatch. Takes a licking and keeps on ticking, eh? Shut up, you. Who cares about your wristwatch? Stop smoke before you die, too. What's a die? Nobody's a die. Never mind. Go find your son and say that Frankie is wake up now. When I die, no smoke is gonna kill me. It's you who's gonna kill me. Ma vattene al diavolo. Angelo! Tuo figlio vuole parlare con te. Angelo, vieni a casa. Vieni a casa. Ma che fai? Mi rovinaste una sigaretta. Papà, ciao. Che cosa mi volevi dire, Frank? Papà, non è stata colpa mia. Donald e lui mi hanno chiuso dentro. Volevo riprendere il mio berretto. Lo so, non preoccuparti. Non ti ho visto e ho fatto un po' di telefonate. Alla fine il tuo compagno lui ha detto la verità. Papà, mentre stavo là è successo qualcosa di incredibile. Lo so. Sul serio? Non respiravi più quando ti abbiamo trovato. Chi è stato a farti del male, lo sai? È stato un uomo. Che tipo era? Era buio là dentro. Non potevo vedergli la faccia. Papà. È successo anche qualcos'altro. Ma guarda questo ranocchio, è diventato una celebrità, una grande star. Bambino di 10 anni sopravvive, eccetera, eccetera. Chi gli ha detto che ho 10 anni? Ma lo sentite come parla? Adesso ha perfino la voce di un ranocchio. Gino, come devo dirtelo che non devi dare soprannomi a tuo fratello? Ma non gli ho dato nessun soprannome. L'hai chiamato Rospo. Angelo ha ragione. Non l'ho chiamato Rospo, l'ho chiamato Ranocchio. E che differenza c'è? Ah, io ci rinuncio. Vado a mangiare. Charlie, va a fumarti una sigaretta, così ce ne stiamo un po' tranquilli, vai. Oh, ma come? Oh, mi dice sempre che morirò a forza di fumare. Chi hai fretta di venire al mio funerale? E non solo verrò al tuo funerale, ma per l'occasione fumerò anch'io e ti sbatterò il fumo in faccia. Guarda della miseria, che bella. E tu non dobbiare. Ma chi me l'ha mandata sta femmina? Pazienza, nonno. Zitto tu! Moglie e buoi dei paesi tuoi, tutte minchiate. Hai letto, papà? Lì c'è tutto. I bambini violentati e uccisi negli ultimi 10 anni sono 11 e tutti di qui, tranne la prima. E Richie Chilak. Tu te lo ricordi, Richie? No. Eravamo compagni di scuola. Lui era il primo della classe, prendeva 10 ad occhi chiusi. I suoi speravano di farne un medico oppure un avvocato. Pensa, Ranocchio, potevi diventare il 12° ed essere ancora più famoso. Adesso smettila. Sì, Gino, finiscila con queste brutte storie, per piacere. Stavo solo scherzando, cercavo di farvi stare allegri. Non sei divertente. Non hai niente da fare. Scusa, Frankie. Scusami. Rispondo io.
Pronto? Sì, aspetti un momento. Angelo! È la polizia. Sì, pronto. Sono Ray. Ti sto chiamando dal tribunale. Dunque, 11 imputazioni di omicidio più un'aggressione. Esatto. Su, Naomi, fa un sorriso a tuo papà. Il pubblico ministero dice che lo terranno per il gran giurì. Nessuna cauzione. Ora lo portano fuori. Sì. Aspetta un momento. Non teme la sedia elettrica! Ray, ma che sta succedendo? Finora si riteneva che la prima vittima, Melissa Ann Montgomery, di 10 anni, fosse stata uccisa nel Cliffside Park e che il suo corpo fosse stato gettato nelle acque sottostanti della rupe detta Widow's Peak. Widow's Peak, un posto frequentato da giovani coppie, è lo stesso in cui sarebbe stato visto il fantasma leggendario della Dama Bianca. Pare che si tratti di una donna in lacrime, vestita di un lungo abito bianco, che si aggira di notte nel parco. Abbiamo un regalo per lui. Vediamo. No, no, venite, venite, mi farà piacere. Grazie. Frankie, guarda qua che c'è. Ciao. Ciao, freccia spezzata. Ciao, Phil. Ciao, Tony. Come va la vita, Frankie? Phil, perché chiami Frankie freccia spezzata? Ma perché ogni volta che tira il bersaglio con il suo vecchio arco, la freccia manca l'obiettivo, va a colpire la roccia e si spezza in due. Comunque, da ora in poi, non sarà più freccia spezzata da parte mia e di Tony. Ti piace? Sì. Grazie, Phil. Grazie, Tony. È una sciocchezza. A me sembra che stia meglio. Già. Oi, oi, Gino. Che fai con quei giornali? Sono una miniera d'oro. Se Frankie li firma, mi becco 50 cents per ogni copia. Ha il senso degli affari quel ragazzo. Già. Williams è accusato di 11 omicidi e dell'aggressione di Frankie. Non è prevista cauzione. È stato Williams. Chi l'avrebbe detto? Mi ha telefonato Ray Saunders. Dice che Willie era nascosto nella stanza della caldaia della scuola. C'è stato tutta la notte. Muso nero, figlio di puttana. Non ci posso credere. Sono stato proprio in quella stanza stamattina perché lunedì cambiamo la caldaia. Willie afferma di essersi addormentato perché era ubriaco. E io che da anni mando i miei figli in quella scuola. Li sorvegliavo come un falco, sapendo che quel maniaco era in giro. Pensavo che il colpevole fosse uno di città. Dice di essere innocente. Ma certo, questo è naturale. Che cos'altro vuoi che dica? Ma perché lo avrebbe fatto? Anche lui ha dei figli. I tipi così sono dei bastardi, fanno quelle cose perché sono malati. Ah, vado a chiudere bottega. Come sta, Frankie? Oh.
Molto meglio. L'arco gli è piaciuto? L'avevo quasi perduto, Phil. Si rimetterà perfettamente. È uno che non si arrende. Ha preso da te. Tu per me sei come un fratello. Come un fratello? Per forza. Siamo cresciuti insieme. Abbiamo dormito nella stessa camera. Insieme abbiamo lottato per farci strada. Questo non ti ricorda altri due ragazzi che vivono in questa casa? Quando ero molto piccolo, niente mi spaventava di più che l'idea di perdere papà e mamma. E questa disgrazia capitò a te. E tutti e due nello stesso anno. Se non fosse stato per tua madre e tuo padre, non so come avrei fatto. Ci volle molta forza per sopportare una tale perdita. Fu dura. Il mondo ti crolla addosso. Ma questa è la vita. Si cresce, il tempo passa. E si dimentica. Credevo che la paura si potesse dimenticare, come avviene con la paura per il buio. Con Marianna che se n'è andata, ho più paura che mai. Adesso quello che mi spaventa di più è il pensiero di perdere i miei figli. James Meredith, il primo nero iscritto e laureato all'Università del Mississippi riservata ai bianchi, comincerà a tenere le sue lezioni a partire da lunedì. Meredith era già venuto nel campus un mese fa per una presa di contatto e la cosa diede origine a gravi sommosse che richiesero l'intervento di 3.500 soldati federali. Buon Dio, ti prego, benedici il papà, la nonna, Gino, il nonno, la mamma e tutte le anime dei defunti. E benedici Melissa. Amen.
Gli occhi del Signore sono rivolti verso il giusto e le sue orecchie ne ascoltano l'invocazione. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Stamane rendiamo a Dio uno speciale ringraziamento. Franky Scarlatti sta bene ed è ancora fra noi. Il Dio misericordioso ci ha benedetto con la sua presenza. Ma gli altri bambini, direte voi, che non sono più qui. Che ne è stato di loro? Hanno trovato l'eterna pace, alla quale tutti noi aneliamo. Sono per l'eternità una cosa sola con il Padre Onnipotente. Poiché gli occhi del Signore sono rivolti verso il giusto e le sue orecchie ne ascoltano l'invocazione. No, io non ci credo. Agnese, ti prego. È la signora Chilak. Perché il mio Richie doveva morire? Perché Dio non l'ha risparmiato? Tuo figlio non è migliore del mio. Quell'assassino di tuo marito me l'ha ucciso. E ora dovrà morire anche lui. Io sputo su di te. Io sputo su quell'assassino di tuo marito. Apologize for what happened back there, Manny.
Il tempo passava e le giornate si accorciavano. Quell'anno sembrava non avesse mai fine. A Willow Point Falls. Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale anche a lei, signora! Buon Natale! Donald un giorno insegnò alla signorina Delia a ballare il limbo. Lo sapete dove sono i Caraibi? Dov'è San Juan? No, dovete sollevare la sbarra! No, così non va! Non capite! Così! Il Natale si avvicinava e in ogni casa fervevano i preparativi. La nonna aveva cucinato i dolci per le decorazioni dell'albero. Guarda lassù! Gino, questi dolci servono per dopo! Phil portò l'albero, come faceva ogni anno. Sì! Nonna! Arriva l'albero! Il papà e Gino appesero i festoni con le lampadine. C'era anche Tony. Il nonno intanto approfittava della situazione per fumarsi una sigaretta in santa pace. Gino, ma che fai? Mi leghi? Smettila! Smettila! Gino, come stai combinando? Ma che ne so? Gino, mi lega! Mamma, lascialo stare! Gino, fa lo spiritoso e tu te la pigli con me! Ma guarda un po', che confusione! Quanto a me, ero cresciuto in fretta, più di quanto i miei si aspettassero. Avevo imparato che i problemi non si evitano, si affrontano. E avevo imparato a non aver più paura delle cose che non si vedono. Ciascuno di noi deve avere un posto dove poter stare da solo. Io avevo un albero. Mi aiutava a pensare alle cose e a immaginarne altre. Lassù. Oh, penso. Ah. Ho appena consegnato a casa tua quel pacco che aspettavi. Davvero? Ah, caldo, caldo. Da Lincoln, Nebraska. Giusto. Pulisciti i piedi. È in camera tua. Senti, Al, se tuo figlio non dichiara che non è stato Williams ad aggredirlo, per quel povero diavolo, è finita. Andiamo, Ray, con Frankie hai già parlato, ti ha detto che era troppo buio. Condanneranno Williams a una lunga detenzione. Dove sono le prove? Era ancora là dentro, che cosa diavolo ci faceva a scuola in piena notte? Si era ubriacato e si era addormentato. Le sue impronte erano sparse dappertutto in quel guardaroba. E ci saranno anche nel resto della scuola, là dentro ci lavora, accidenti. Lui è il custode. Per i miei superiori non ha nessunissima importanza. Questo caso insoluto ci fa impazzire tutti da 10 anni. Errol Williams è il capro espiatorio ideale per loro, è negro. Ma c'è dell'altro. Melissa Ann Montgomery.
10 anni fa trovammo del sangue in quel guardaroba. Gruppo sanguigno di Melissa. La bambina fu uccisa là dentro. Ehi, cosa fai lì? Phil! Cos'hai? Sta calmo, che ti succede? C'era una bambina, l'ho vista! Era stata uccisa nel guardaroba. Lo sceriffo Saunders lo sa. Ho sentito cadere qualcosa nella grata della caldaia. Sono ritornato e ci ho trovato delle cose. Ma non capisco, quali cose? Sono tutte cose di bambini, oggetti che erano caduti là dentro. Sono tutte cose di bambini. Tranne quell'anello. Che dici? Quello era il suo anello. Lui era tornato per riprendersi l'anello. Ma di che stai blaterando? Dovevano installare la caldaia nuova e potevano trovarlo. Che cosa? Frankie. Papà! Papà, devo parlare con te. Ehi! La nonna è sul sentiero di guerra. Si mangia. Va bene, dille che veniamo subito. Frankie, scendi e aiuta la nonna ad apparecchiare. Ma papà, io... Vai. Signore e signori, buon pomeriggio. Good evening. Tony De Bruno vi presenta Musica Italiana. Frankie, passami la ricotta. Grazie. Qualcuno ha frugato nel mio baule. Io no. Vi ripeto che dentro non c'è proprio niente che vi può interessare, ragazzi. Perciò non toccate, capito? Signor sì. Signor sì. Dov'è papà? Si vuole annegare nella vasca perché gli ho nascosto le sigarette. Spero che ti sei levato l'orologio nuovo prima di annegarti. Figli puttana! Adesso basta. Vieni a mangiare. Vattila a pigliare da sacchetta. Buffone. Hai trovato le sigarette? Stanno nella vasca da bagno. Là nel buco, come si chiama? Dove scola l'acqua quando la vasca è piena. La signorina Amanda Harper era pazza, ma un tempo era stata un'apprezzata insegnante di pianoforte. Poi era successo qualcosa che le aveva sconvolto la mente. Lei aveva appiccato il fuoco alla sua casa, standosene a letto, a ridere dell'inferno che la circondava. Io non l'avevo mai vista, ma a volte sentivo il suono di un pianoforte, passando vicino alla sua abitazione. Ciao ragazzi. Ciao. Che c'è di nuovo? Niente. Andiamo alla vecchia casa, quella del parco. No. Ho promesso di essere a casa prima del buio. E devo ancora consegnare tutti questi biglietti di auguri. Tu hai paura che la dama bianca ti graffi la faccia? No. E allora che cosa aspetti? Salta su.
è quella. Ci viveva la Dama Bianca prima di suicidarsi. Come lo sai che si è suicidata? Beh, mi suicido anch'io se abiti in un posto come quello. Non gridare! Chi grida? Che distrusse Londra! Ah! Lo sai che sei stronzo! È un piccolo alligatore, lo chiamerò Sam. Ciao! Cacciato. Eccolo lì. Sam! Prendilo! Prendilo presto! Aiutami a trovarla. Dammi una mano a catturarlo. Scendi piano senza far rumore. Io quel coso non lo tocco. Devi fare come ti dico io. Donald, che aspetti? Il mostro è scappato. Ragazzi, sono un vampiro, ti mordo sul collo.
Che cosa ci fai qui? Papà mi ha mandato a cercarti, ma ora chiama subito un medico. Perché? Altrimenti non potrò avere dei figli. Così ora la pianterai di farti le seghe. Oh merda, credevo non te ne fossi mai accorto. Alzati, parliamo seriamente. L'ho vista. Chi? Ho visto la Dama Bianca. Che cosa? La madre di Melissa, la Dama Bianca. E chi è Melissa? Melissa è Montgomery. 10 anni fa venne uccisa nel guardaroba. Ho visto tutto quella sera. Dì a papà quello che faccio sotto le coperte e io gli dico che tu hai frugato nel suo baule. Ne ho la prova. Non cambiare discorso. Mamma diceva che se uno muore di morte violenta non può riposare in pace. Avevo sentito cadere qualcosa nella grata. L'uomo che mi ha aggredito cercava l'oggetto che era caduto. Che oggetto era? Credevo un fermacapelli di Melissa. Invece era questo. Oddio. Devo averlo perso quando sono caduto. Ha perso che cosa? L'anello. Quello che l'assassino era venuto a cercare. Era finito nella grata. Che tipo di anello? Come li danno alla maturità, come quello di Chick, solo che questo è molto più vecchio. Beh, andiamo, Ranocchio. Meglio tornare, altrimenti papà si arrabbia. Ma Gino, io lo devo trovare. È la sola prova che ho. Andiamo, è tardi. Andiamo. Sai la novità? Ho sentito le previsioni del tempo. Nevicherà presto. Siamo fortunati. Già, fortunati. Non aver paura, nonno, sono Gino. Credevo che ero la nonna. Kida non me lascia mai fumare da femminazza. Se tu non dici niente non parlerò neanche io, d'accordo? Benissimo, io non t'ho okay, visto e tu non l'hai visto. Help!
spaventarla. Faccio del mio meglio. Che cosa vuole? Sta cercando sua madre. Hai il numero? Le telefoniamo. Ti ho già detto che sua madre è la Dama Bianca. Vado all'assassino. Che cosa fa? Sono le 10. Devo seguirla. È a quest'ora che fu uccisa. Rintoccavano le 10 quando ero nel guardaroba. Lui la sta portando là dentro. Ah, non resto qui da solo. Aspettami! È quella! È la finestra del guardaroba! Andiamo a casa. No. Non vedi? La sta portando verso la rupe. Aspettami! Dove sei? Melissa!
lui, piccolo. Frankie, stai bene? Come ti senti? Eh? Come stai? Malissimo. Che ore sono? Le 3:30. Eh? Sono le 3:30 in punto. Le 3:30? Che c'è? Dormire troppo ti ha fatto diventare sordo. Ma come mai non mi hai svegliato? Come mai? Te lo dico io come mai. Non ti ho svegliato perché stamattina avevi un febbrone da cavallo. Davvero? Forse hai la polmonite. Dio non voglia. Questo perché la finestra è rimasta aperta tutta la notte. Vieni. Ma dov'è Frankie? A scuola. Dove ha da essere? Phil, vuoi ancora caffè? No, grazie, adesso esco. Ho promesso a Frankie di andarlo a prendere a scuola e poi ci alleniamo con l'arco. Vengo anch'io. Tu? Ma sei pazzo? Tu non vai proprio in nessun posto. Papà dov'è? Ma che te ne importa dove sta tuo padre? Non farmi arrabbiare. Io sono una donna di grande temperatura. Si dice temperamento, nonna. Io ho la temperatura. E io pure, perciò non farmi arrabbiare. Già. Bye bye. Too much talk, no work. Come on, girate, we try the other end. No, mamma. Come on. Ow! Signore mio. Grazie, Johnny. Nick! Nick! Che c'è? Sta per uscire, il gran giurino lo ha condannato. Insufficienza di prove. Forse, il pubblico ministero era furibondo. Williams è libero! Insufficienza di prove! Cerchiamo di interrettarlo! Non poteva essere colpito! Metti! Dove sei, Matty? Dove è andata? Signor Williams. Matty, dov'è mia moglie? Dove è andata? Harold! Come si sente, signor Williams? Mi sento bene, proprio bene. E ora che farà? Beh, ora questi signori mi riportano in prigione, prendo la mia roba e finalmente torno a casa dalla mia famiglia. Grazie, signor Williams. La legge in America! La giustizia arriva! Sono Jim Elliot, il vostro reporter della WGAC, in diretta dal tribunale della Contea Gabriel. Dove Harold Williams, presunto autore degli assassini di bambini del Cliffside Park, è appena stato assolto dal grand jury per insufficienza di prove. Che cosa vuoi fare, Agnese? Voglio scusarmi con i Williams. Vado a casa ad aspettarti. Vengo presto, Matt. Senta, signor Williams. A presto. Salve, signora Chyla. Voglio solo dirle che le chiedo scusa per tutti i guai che ho dovuto passare. Grazie. Mi fa piacere che me lo dica lei, signora. È gentile. Molto gentile. Sì, molto. Questo da parte di Ricci. Oh, no! È morto. Signora Williams. Si sente male. È sconvolto.
Matty! Ma tu sei ferita! Ray! Sta calma, calma, ok? Puoi camminare. Bene, con calma, piano, piano. Ti portiamo da un dottore. È sotto shock. Piano, fatemi passare, per favore! Scuola Superiore di Washington, anno 1934. ARS. Angelo Rodolfo Scarlatti. Questo è papà. MPT. MPT, MPT, MPT. Michael, Phil, Terra Grossa. Phil. Accidenti, Phil. Non sarò mai così bravo. Ah, basta un po' d'allenamento, tutto qui. Devi addestrare la mente a non pensare ad altro che al bersaglio. Si sta facendo tardi. La nonna avrà già preparato la cena. Pensavo che avremmo chiacchierato un po'. Sono stanco. Ok, parleremo tornando a casa. Ma che ne diresti di fare ancora un tiro prima di andarcene? D'accordo. Bene. Ok, sei pronto? Voglio che tu tenga l'occhio sul bersaglio e il braccio sinistro diritto e teso. Così. Tieni l'occhio sul bersaglio. Mira bene. Inspira. Puoi tirare. Bravo. Niente male. Proprio niente male. Non credo ai miei occhi. Ti faremo diventare un campione, freccia spezzata. E adesso tu raccogli queste cose e io prendo il bersaglio. Va bene. Passami le chiavi, chiudo il portabagagli e ce ne andiamo a cena. Ehi, Frank, che cos'hai? Aprimi. Apri lo sportello. Per favore. Frankie. Thank you.
apri lo sportello! Apri quel maledetto sportello! No, no, ti prego, non ti faccio del male. Non ti faccio del male. Vedi? Devi ascoltarmi, freccia spezzata. Quella notte, alla scuola, non sapevo che eri tu. Io non... non potevo riconoscerti con quella maschera. Ti giuro che se avessi saputo che eri tu, io non ti avrei... Freddy, non scappare! No! Dimmi solo dov'è e non ti toccherò. Io non voglio farti del male. Ti voglio bene, sei un ragazzo bellissimo. Ti prego, dammi quell'anello e non dire niente. Nessuno ne deve sapere niente. Neppure tuo padre lo deve sapere. Oddio. Non potrei guardarlo in faccia se sapesse. Dov'è? Ridammi l'anello! Ti piace come suono?
insegnare anche a te a suonare. Ho insegnato a tanti bambini. Ho insegnato anche a Melissa. E alla sua mamma. Com'era bella. E quanto amava la sua bambina. Visse e morì per lei. Anch'io ho cercato di morire, ma non me l'hanno permesso. A che serve restare in vita quando tutto quello che si ama non c'è più? Neppure la morta può riposare in pace. Io la vedo. La vedo tutte le notti che si aggira sulla scogliera in cerca della sua bambina. La sento gridare il suo nome. Melissa. Per tutti questi anni. Vedi che ho tenuto tutto com'era, Anne. La sua camera. Le sue piccole cose. Le ho conservate così per te, mia dolce cara sorella.
Frankie! Papà! Tutto finito. Afferrala. Afferrala! Ugh!